Corrado Lossito, il messaggero. È palpabile la delusione, perché forse questa partita Corrado si era caricata di troppe attese sul risultato almeno. Però in realtà, se andiamo ad analizzare tatticamente l'incontro, il Cosenza ha imbrigliato il Perugia, che ha continuamente regalato l'uomo in più a centrocampo. Beh, le attese, se, con tutto il rispetto per i miei amici di Cosenza, se non punti a vincere contro il Cosenza, non so con chi dovresti. Cioè, di fatto, l'ho letto Alvini, caricare, l'ha detto Alvini, che giustamente hanno sconto diretto. Beh, è imbrigliato, ha giocato un normalissimo 3-5-2 scolastico. Zaffaroni ha chiuso gli esterni con i loro due esterni, ha messo un uomo su Quan che continua a dire non è un trequartista, e la prima volta si è trovato, penso, un uomo in marcatura. Diciamo che qualcosina oggi dal punto di vista della panchina mi aspettavo di più. Oggi Alvini non benissimo, si può dire tranquillamente, insomma, qualche cambio, insomma, un po' velleitare, qualche scelta anche strana. Chiaramente che Quan fosse in difficoltà si era visto dall'inizio. Non ci sono i cambi, bene, cambi modulo, cerchi di trovare una soluzione. Non abbiamo visto nulla, sinceramente. Abbiamo visto il gol su situazione da palla fermo, poi occasioni buttate via, con Lisi che era in condizioni fisiche difficili, andava sostituito prima, si è aspettato troppo, e poi loro hanno ripreso campo nel momento in cui hanno segnato. Io continuo a ritenere i gol subiti, questi tiri, non gol imparabili, e vorrei andarla a rivedere come quelli contro l'Ascoli. Insomma, la sensazione, ma qui mi servirebbe un tecnico dei portieri, che il portiere vada sempre con la mano sbagliata, sempre con quello di richiamo. Sensazione mia, tipica, cosa tipicamente latina questa. E però no, punto, partita buttata via, questo è indubbio, che ripeto, è per una squadra che salvarsi, l'ha detto anche Alvini, queste sono partite da vincere. Qualche errore di troppo, la sensazione è che oggi sia un po' piatta la squadra, sia stata, questo sì. E le partite difficili vanno arrivare ancora, a parte Frosinone, noi dobbiamo giocare tutte partite contro avversari tosti, questo mi preoccupa sinceramente. Senti, molti recriminano per quelle due occasioni nei primissimi minuti che il Perugia ha buttato al vento con Murano e Carretta, ma probabilmente se anche avesse segnato lì, per come abbiamo visto la partita in campo, non è che avrebbe avuto la partita spianata, neppure in quella situazione. Ma assolutamente no, se mi domandi sono preoccupato, sì, un pochino sì, sono un po' preoccupato perché non vedo quello che mi si era aspettato, cioè non ho sentito tante chiacchiere intorno, ho sentito tante parole, belle parole da parte dell'allenatore, da parte di tutti, addetti ai lavori eccetera, ma non ho visto quel salto di qualità necessario. Giustamente diceva possesso palle fino a se stesso inutile, ma oggi quando ti hanno chiuso le fonti di gioco devi inventare qualcosa. Unica cosa è buttare la palla avanti, verticalizzazione per due giocatori che faticano a vedere la porta, come hai detto bene tu. Serve altro. Contro queste squadre, poi, insomma, sulla carta, più o meno al nostro livello, mi permetto di dire. Sinceramente era lecito attendersi assolutamente qualcosa di più. Oggi non si può dire che Ascoli è stato sfortunato il Perugia. Oggi pareggio ci sta, sinceramente, non bene. Oggi gli ultimi arrivi di mercato hanno giocato una parte della partita, possono in prospettiva cambiare qualcosa da questo punto di vista? Beh, me lo auguro, perché così male, sinceramente serve una prima punta assolutamente, abbiamo visto i problemi che abbiamo. Vedremo Matos come, chiedo scusa, Murgia come trequartista, perché Quan, cioè quell'uomo attaccato, no, diventa inutile, pleonastico. Va bene. Grazie a Corrado Lossito, del messaggero. Domenico Cantarini, Rete Sole e Corriere Umbra. Domenico, è palpabile la delusione, perché ci si aspettava che il Perugia confermasse le cose buone dal punto di vista del gioco e ci si aspettava ovviamente una vittoria. Non è arrivata né l'una né l'altra cosa. Ti preoccupa più il risultato mancato o il modo o le cause per cui questo risultato non è arrivato? Bella domanda. Diciamo che questa partita la interpreterei non come un passo falso, perché è vero che il Cosenza, diciamo, non ha grandissima considerazione fra gli addetti ai lavori, ma da quel che si è visto mi sembra una squadra messa meno peggio di quel che si dice. Lo definirei più un mezzo passo falso, perché comunque per due motivi, insomma, perché comunque uno scontro diretto in casa con la spinta del pubblico va vinto. È vero che è ancora la quarta giornata, quindi vanno messe a punto alcune cose, e poi perché comunque il difficile era magari trovare il vantaggio in una partita così, e il Perugia in vantaggio c'era andato con un calcio piazzato. Poi farsi recuperare, ecco, aggiunge sicuramente amaro a quel che già c'era in bocca. I segnali non sono fantastici, come dici tu,
per i due motivi, sia per il risultato, perché abbiamo detto era uno scontro diretto, e un po' anche per la prestazione, perché rispetto a quello che si era visto nelle prime uscite, anche qui un mezzo passo indietro direi, però ci sono diciamo, credo anche dei ragionamenti da fare, sia sul piano tecnico sia sul piano fisico. Ho visto una squadra meno brillante fisicamente, questo può essere, può dipendere, no, da carichi di preparazione che magari vanno poi a incidere anche dopo un po', no? Dopo un po' di lavoro si inizia a sentire il peso, e questo quindi può starci, come può starci il caldo, che alla fine sì, cioè per tutte e due le squadre, però magari per una squadra che deve spendere parecchio perché deve comandare la partita è più difficile rispetto ad aspettare. Sul piano tecnico poi comunque mancando un giocatore come Dell'Orco, che ha la sua, cioè che ha il suo peso in questo organico, a mio avviso molto molto rilevante per quel che si è visto a inizio stagione, mancando un giocatore di peso davanti come De Luca, che ancora non è pronto, ecco che le armi iniziano a essere un pochino, diciamo, più risicate di quel che si vorrebbe. Poi passo passo comunque si perde un pezzo come Segre, che comunque sia nell'economia del centrocampo è fondamentale. Poi anche Rosi, che era stato di fatto il migliore in campo, è stato costretto a uscire. Insomma, alla fine sul piano tecnico quel che è rimasto non era tantissimo da poter offrire, la partita si complica e alla fine finisce in pareggio. Sul piano tecnico, sul piano tattico ti hanno convinto le scelte di Alvini? Fatto che per tutto il primo tempo e poi anche per la ripresa il Perugia ha continuato praticamente a essere in inferiorità a centrocampo con un Kwan che era praticamente immobilizzato dalla marcatura. Beh, diciamo che questo ruolo di Kwan rischia di diventare un po', no, il grande interrogativo di questa stagione, se si andrà avanti così. Però io credo che delle ragioni Alvini le abbia nello scegliere questa soluzione, e ho anche visto che quando il Perugia è riuscito a far girare veloce il pallone nei primi 10 minuti, un quarto d'ora, la squadra ha girato anche bene. Poi chiaramente l'avversario forse prende le misure e diventa più difficile, ma a mio avviso il compito di Kwan doveva essere quello di mettere in difficoltà molto Palmiero, cosa che ha fatto per esempio molto bene a Frosinone nel primo tempo soprattutto, no? Da lì nascevano cose sul recupero palla di Kwan, sono nate sempre cose importanti. Oggi l'ha fatto fondamentalmente, è riuscito a farlo in un paio di occasioni e basta. Un po' ribadisco, perché il Perugia poi non è riuscito a far girare palla velocemente come faceva all'inizio, questo avrebbe sicuramente liberato molti, molti spazi anche sulla linea della tre quarti. Invece le linee molto chiuse del Cosenza hanno avuto più, diciamo, come posso dire, più il predominio, no, del campo. Dipende appunto da un po' da un insieme di fattori. Girare la palla veloce serve avere qualità e serve avere freschezza fisica, perché poi bisogna correre veloce per far girare la palla veloce, comunque per aprire le linee di passaggio. Quindi è un insieme di cose. Certo, con il Cosenza si pensava di vincere, però è la quarta partita. Credo che sarebbe stato un campanello d'allarme sicuramente più forte se fosse stata, diciamo, la quarta di ritorno, ecco. Grazie a Domenico Cantarini, Rete Sole e Corriere dello Sport. Marco Taccucci, Umbria TV. Marco, allora, da 1 a 100, intanto se e quanto sei preoccupato della prestazione di andare in Perugia, che è stato un pochino un regresso rispetto ai precedenti e ha deluso sia sul piano del risultato che del gioco? Ma sul piano del risultato certamente, sul piano del gioco pure. Secondo me, Daniele, bisogna cominciare a ragionare su un aspetto che io sinceramente su cui riflettevo da tempo, e cioè Perugia ha fatto un buon mercato, ma secondo me sugli esterni non ci siamo. Cioè Lisi è un buon giocatore, però serve dell'altro, oltre a Lisi serve dell'altro. Falzerano è un buon giocatore, ma in alcune partite, quando si alza il livello, soprattutto in Serie B, fa un pochino più di fatica, soprattutto se diventa, diciamo, l'esterno a tutto campo. Quando si trova, quando si fa fatica sugli esterni, poi per tutta la squadra diventa più difficile trovare spazi, sovrapposizioni, inserimenti. Non è in caso che si giocava molto per vie centrali, ma il Cosenza aveva capito il giochino e praticamente chiudendo tutti gli spazi non ci ha concesso occasioni. Il gol poteva cambiare la partita, poteva metterla su un piano più congeniale per il Perugia, a sfruttare gli spazi. C'è stata subito un'altra occasione. Poi nel calcio però ci sono sempre gli episodi che incidono, e Cosenza ne ha sfruttato uno per portarsi a casa, credo,
alla fine un pareggio meritato per quello che si è visto, però la riflessione secondo me va fatta non tanto diciamo sulla prestazione quanto su quello che probabilmente manca ancora a questa squadra, e secondo me manca qualcosa ancora sugli esterni, soprattutto se si vuole giocare con questo modulo. Anche in considerazione di quello che dici tu, però da un punto di vista tattico il fatto di aver sempre giocato in inferiorità numerica a centrocampo non è che abbia favorito gli esterni. Cioè, voglio parlare di Kwan, che forse se retrocesso sulla linea mediana avrebbe potuto ristabilire la parità e magari senza nulla togliere la possibilità delle sue incursioni. È un'ipotesi. Beh, insomma, quando si decide di giocare con la linea 3 e si gioca con un trequartista, chiaramente il giocatore che davanti schieri dietro le punte deve avere tanta qualità. Ripeto, la qualità non te la dà solamente il giocatore stesso, ma te la dà anche la squadra. Se il giocatore viene messo nelle condizioni di sfruttare le sue qualità e di mettersi a disposizione della squadra, creando gli spazi, secondo me oggi è proprio stato un problema di spazi. Gli spazi Perugia non li ha avuti, non se li ha nemmeno cercati e non ha avuto nemmeno, secondo me, le soluzioni per poterseli andare a cercare. Probabilmente avrebbe potuto cambiare modulo, Alvini sì, passare alla difesa 4, però ha giocato sempre con la difesa 3, probabilmente ci starà pensando, perché quando si gioca con un avversario così chiuso, probabilmente con questi giocatori serve un piano B. Poi è vero, ho sentito anche il collega Mimmo Zamparini, probabilmente quando arriveranno giocatori più utili anche per un altro tipo di gioco, rilancio da dietro, non bisogna vergognarsi di rilanciare la palla lunga e cercare la sponda della prima punta. Insomma, ecco, De Luca oggi non si è visto perché non è entrato, Bianchimano non c'era, ecco, questa potrà essere una soluzione, però non cambia il problema. Se il Perugia vuole vincere le partite, soprattutto in casa contro avversari chiusi, deve pensare ad un altro tipo di soluzione rispetto a quello che abbiamo visto oggi. A questo proposito, tu facevi prima una riflessione a microfoni spenti su Matos, ce la vuoi ripetere? Beh, è un giocatore che secondo me alza il livello davanti. Carretta è un giocatore da Serie B, ma che l'anno scorso giocava a Cosenza, è a Murano, è stato sempre in Serie C, quindi ha bisogno di tempo per fiducia, gol, probabilmente per imporsi in una nuova categoria. Ecco, Matos è già un giocatore da Serie B alta e quindi il suo ingresso in campo secondo me ha dato qualcosa. Il calcio da angolo, malgrado non sia al 100% della condizione, ci aspettiamo molto di più da lui, però già averlo così in queste condizioni secondo me è qualcosa di più rispetto a quello che si è visto nel primo tempo. Un flash, che prospettive ha questa squadra? Ma io questo non lo so, aspettiamo a giudicare, sarà il campo a deciderlo. Io sono abbastanza soddisfatto, ripeto, del mercato che ha fatto la squadra, diciamo del gioco che vuole dare mister Alvini. Resto un po' incerto sul fatto che secondo me qualcosa manchi sugli esterni, qualcuno che salti l'uomo, l'uno contro uno e vada via in velocità, secondo me Perugia non ce l'ha. Chiarissimo, grazie a Marco Taccucci, un relativo.